Più facile che radunare gatti. Per proiettare la nostra tradizione nel futuro. Son las 9 en punto. Hace sol ahorita y va a ser mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por dos o tres días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viajas las montañas. Tenete d'occhio quei bambini, devono starci alla larga. Somos los verdaderos maestros del tatuaje mexicano y ya aterrizamos en Bolivia. Siente el rayo en tu piel. Sono Nidia Flores, la reginetta. Se siete una bucciona come me, è una vita che vi sentite chiamare capette o dispotiche. È stata mia madre la prima a chiamarmi dispotica. Poi hanno iniziato gli altri bambini a scuola. Col passare degli anni sono stati fidanzati, colleghi, e diciamocelo, nemmeno mia madre ha mai smesso di chiamarmi così. La gente dice che è perché ci si aspetta che le donne siano tutti e genitori. Ecco, ci sono delle donne di successo, che vorrebbero vietare l'uso di certe espressioni. Cazzo, cazzo!
Nemico a terra. Ho trovato la ricevuta della costruzione di uno studio di registrazione. Deve essere per la stazione di Perico. Controlliamo l'indirizzo. Quell'elicottero è pieno di rifornimenti che servono ai ribelli. Prendiamolo. Guardate, una cassa d'armi. Bene. Non abbiate paura, mio cugino è un Night Stalker. Sali a terra. Il drone è partito. Vedo un piccolo gruppo di nemici. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Vedo un cecchino. Uccisione confermata. Ho un terzo bersaglio. Secondo le informazioni che ho trovato, il cartello ha costruito a DJ Perico una casa in un villaggio chiamato Todos Santos. Vediamo se è lì. Bersaglio a terra. Che pedo? Questo sta morendo io. ¡Carajo! ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse!
altre. L'SB li costruisce per i Buchones. Per appagare il mio ego voglio qualcosa del genere quando morirò. Sei dei SEAL? Perché non conosco nessun operatore segreto che vorrebbe qualcosa di simile. Stazione di rete del cartello. Giù la porta e giù il terminale. Ho qui una di quelle medaglie del cartello. Un sicario ne sentirà la mancanza. Granata! Granata, prendi questa! Molto bene. Meno stazioni del cartello ci sono, più i ribelli possono muoversi liberamente. Salio a terra. Pericolo non c'è. Recuperiamo tutte le informazioni che possiamo. Thank you.
con l'ex guardia del corpo di Perico. Facciamoci due chiacchiere. Figlio di puttana! Oddio, sanguino! Marchiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Che passo? Sai qualche cosa del cartello dei sicari? Gracias, addio. Ci ha dato la posizione di una stazione radio ribelle. Rimettiamola online. Bersaglio a terra. Che cazzo? Ai ribelli di darci una mano. È ricevuto, tra poco ci siamo. Granata! I mortai ribelli stanno colpendo i nostri bersagli. Messaggio inviato. I ribelli faranno a pezzi il Santa Blanca ora.
un solo putazo. Bersaglio eliminato. Cazzo, allarme. Allarme disattivato. Cazzo, domani farà un male cane. C'è un bersaglio con mitra. Uccisione confermata. Calmato, cammina. Giorno ti ucciderò. No, se assuste. Sei Arturo Ruiz, l'ex guardia di DJ Perico? Perico? Ah, che si fotta. Quel inceputo ha sparato al mio cane. Un tuo amico? No, no, proprio al mio cane. Mi perro. La mia paloma non ha mai fatto male a nessuno. Perico ti ha ucciso il cane. E perché? Quel grandissimo figlio di puttana stava cercando di fumare dell'erba con una R15. È partito un colpo, ha preso Paloma. Ho ancora gli incubi di notte. Mi sveglio tutto sudato con i brividi. Vuoi vendicarti di Perico? Dimmi il suo vero nome. E hai una foto? Il vero nome di Perico è Marco Garcia. Non ho una foto, ma spero uccidiate quel pezzo di merda. Sorella Beatrice. Tutta questa fatica per ottenere un nome ordinario come Marco Garcia. Ah, l'ISA farà la sua magia. Inviamogli il nome e magari ci manderanno una foto per identificare quel bastardo. Quello che sto dicendo, quello che vi chiedo, è che stasera quando sarete a bere qualcosa tra amici, versate un po' da bere per terra. E il mio amico Bernardo era uno come voi, come tanti altri uomini del Santa Blanca che non sono più con noi. Il prossimo pezzo è per Bernardo. Il prossimo pezzo è per loro.
piloto io. Di Malta, informazioni sulla zona. Oh cavolo, dovreste essere vicini al Cido. È un male o... È il più famoso narcocorrido. Hai presente la musica che inneggia ai trafficanti di droga? Ammetto di non saperne molto. Beh, dovresti. È il volto pubblico del cartello. Una macchina da propaganda che recluta nemici con la sua voce di velluto. I suoi fan lo adorano. Lo scorso agosto, quando non è salito sul palco ad Anaheim per una questione di soldi, il pubblico è sotto e ha devastato tutto. Quindi è influente. Scoprite tutto sulla visita di Alcido, così gliela roviniamo. Non vorrà attirare l'attenzione, ma scommetto che ci sarà in giro il suo agente alla ricerca di modi per rendere la trasferta redditizia. Ok, ci concentriamo sulla ricerca dell'agente. Se non ascoltate i Narcocorrido, siete delle mezze calzette e niente regali a Natale. Il Narcocorrido è il gangster rap del XXI secolo. I testi sono ruvidi, la musica è vietata e il vero spettacolo è lo swag. Quel bel maschione è El Cido, il corrido più famoso del mondo. Guadagna milioni di dollari ogni anno con i suoi dischi. Se non fosse così vicino al Santa Blanca, lo vorrei come padre dei miei figli.
fatta. Chiamo i ribelli così vengono a prendersi tutto. Bene, e poi ci facciamo una bella cerveza. Lasciate le cinture. Guido io la moto. Bersaglio a terra. Ya están por llegar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. Secondo bersaglio. Salta del servizio. Drone in volo. Il drone è andato, colpa delle interferenze. Cattivo in meno.
Questo posto è deserto. Forse è scappato. Forse l'ha avvertito qualcuno del nostro arrivo. Ma sta ancora trasmettendo. Bowman, siamo alla stazione. Perico non c'è, ma qui stanno ancora trasmettendo. Usa la stazione come ripetitore. Non possiamo violarla senza la chiave di codifica. Usate il drone per una scansione delle antenne. I nostri esperti possono usare i dati in arrivo per trovare la sua posizione. Roger. Della telefonata con Bowman ho capito solo scansione dell'antenna. Teniamo fermo il drone fino alla fine della scansione. C'è una brutta interferenza. Non mi piace, ci sarà un jammer in zona. Dovete trovarlo e distruggerlo per poter individuare le antenne di Perico. Ok. Prendi questa. Siamo pazzi, spaventosi, spettrali e misteriosi. Nemico abbattuto. Uso il drone. Il segnale del drone è disturbato. È tutto morto. Bersaglio a terra. Secondo bersaglio, lì. ¿Ya se están cansando?
Bastardi bloccano il drone, non ricevo segnale. Grazie. Ho un secondo bersaglio. Secondo bersaglio, lì. Bersaglio a terra. Ne vedo uno con i mitra. Granata! Secondo bersaglio, lì. Bersaglio 5. Andando al lugar donde estaba el enemigo. Attivo il drone. Scansione completata. Spero solo che i tecnici riescano a trovare Perico.
compañero ya se fueron. Buone notizie. Grazie ai piani che avete trovato e alla scansione, sappiamo che Perico usa un programma di agilità di frequenza per criptare il segnale verso il ripetitore. Ma per dirottare il segnale per la trasmissione di PAC Katari ci serve la chiave di codifica? Sì. Abbiamo abbastanza dati per darvi l'area dove si trova Perico. Fategli una visitina e mettete le mani sulla sua chiave di codifica. Bowman ci sta mandando le informazioni su DJ Perico. Guido io. DJ Perico, il pappagallo. Sognava di fare il DJ di mixtape, che vuol dire berciare sopra la canzone di qualcun altro e poi farsi pagare. DJ Perico! Salve! Fortunatamente per la musica ha preso un'altra strada. A 13 anni spacciava, a 14 è passato al crack, a 15 tentato omicidio. Invece di finire in riformatorio è scappato in Messico. Aveva un cugino nel Santa Blanca, l'hanno preso come sicario, un killer. Però se Santa Blanca avesse controllato, avrebbe visto che si trattava di tentato omicidio. Come dire, fallimento. Per mancare due tizi nel sedile davanti di un Wrangler, bisogna impegnarsi. In poco tempo avrebbe fatto incazzare ogni membro del cartello e sarebbe finito morto stecchito dall'altro lato del confine, se non fosse che... Il sogno l'ha preso in simpatia. Perico è divertente, non sa usare un'arma, ma sa sparare cazzate, quindi... Buongiorno, Bolivia! Gli ha trovato un lavoro. Radio pirata, propaganda. Diffondere la buona novella della venuta del Santa Blanca. È una bella giornata per pippare. Del resto, lo è sempre. Un saluto speciale agli amici di Pucara, alle prese con il mausoleo di El Sueño. Non fate le cose troppo di fretta, ok? DJ Perico è il pappagallo di El Sueño. Insegniamogli qualche parola nuova. Che siete stati creati per servire Dio, ma perché vi ha dato modo di disobbedire se voleva solo che foste i suoi schiavi? No, Dio ci ha creato a sua immagine, ci ha dato la libertà di scegliere ciò che vogliamo, perché Dio voleva un amico, un compagno. Ogni membro del Santa Blanca deve saperlo, perché chissà di essere stato creato per stare al fianco del Signore, avrà sempre una forza divina dalla sua parte. Regnerà sopra ogni uomo che si inchina ai piedi di Dio. Dio vi ha creato per vivere un'avventura con Lui. Mostrategli la vostra devozione, siate gli uomini che Dio ha creato e poi prendete il vostro posto in Lui, con me, con il Santa Blanca. Amada San... e trasparenza, medicine e scuole gratuite, ma sono vane speranze, realizzabili solo con la tirannia. Il popolo può essere uguale solo se l'uguaglianza gli viene imposta. Pacca Katari prenderebbe il futuro del vostro lavoro, si terrebbe il grosso per sé e dividerebbe il poco che resta tra voi e i vostri vicini. Fate attenzione. Non sareste i padroni del vostro raccolto, non avreste più niente. L'unico, il modo morale cristiano, la relazione e i singoli cittadini verso il successo e la prosperità è il libero scambio, contrariamente a quanto dicono. So pilotarlo.
Nomad, abbiamo scoperto un veicolo che sta portando riproduzioni preziose al mausoleo di El Sueño. So che non è compito vostro, ma ferirebbe El Sueño nell'orgoglio. Ok, se riusciamo distruggiamo il convoglio prima che arrivi al tempio personale di El Sueño. Oddio, sanguino!